aspetta. Va che mi giro, eh? Pronta. Sto girando. Com'è? Com'è? Un abito da sposo. Normale, carino. Per tua soddisfazione, perché non ti provi pure questo abitino qua? Signori, io volevo vedere la taglia per vedere. Perché? Perché questo fa pandanno con il cigno, le fontane, i confetti. È proprio questo che manderebbe invisibile mia madre. Io piuttosto non mi sposo. Allora te lo regalo io. Mi avevi promesso una cerimonia di gusto, non te lo ricordi? Ma dico io, no? Tu tieni un principe azzurro di queste dimensioni e si sposa un altro. Signori, diteglielo pure voi. Beh, effettivamente è un bel ragazzo. Dopo la pago, Mi sembra che dai un po' troppo peso ai miei dipinti giovanili. Vieni qua, eh. È che quel disegno mi ha fatto immalinconire. Mi ha fatto ricordare che per te era un uomo speciale, un uomo da amare. Buongiorno. Ciao. Allora, novità? Sono rimaste solo queste rotte, dopo che tutto è partito per Roma. Scusa, amore, dove eri tutta la mattina che ti c'ero? Ero qua. Ero qua che lavoravo. Massimo, ti spiace? Qui ci vuole un sistema di sicurezza serio. Cioè, ma comunque non è stato rubato niente. Probabilmente sono stati disturbati, ma avrebbero potuto fare man bassa tranquillamente. E se tornassero? Chi ha tentato questo furto, probabilmente, ha dei contatti con il mercato nero. E non è difficile trovare dei disonesti disposti a comprare dei reperti rubati. Non essere pessimista, Cesare. Le forze dell'ordine sono state allertate. Non credo che qualcuno voglia correre dei rischi inutili, no? Sarebbe un folle. Ma che è successo? Massimo? Oh! A fare che? Ieri sera hai provato a rubare i reperti. Ma se ieri sera dormivamo insieme. Ma che ne so che fai mentre dormo? Ma se ti svegli anche se cerco di darti un bacio. Tanto accuseranno noi. Ma chi? Perché? Che cosa c'entriamo noi? Se sono stata io la prima ad accusarti. Una ladra e un drogato. Una bella accoppiata per i carabinieri. No, ex drogato, cara. Non ti ho mai chiesto da dove viene questo. È una roba da ricchi, lo sai? Se fosse vero, sì. È un falso. Era di mia madre, faceva la donna delle pulizie. E l'ha fatto copiare da quello di una signora per cui lavorava. È l'unico ricordo che mi è rimasto di lei. Scusami, Dario. È che noi abbiamo tutte e due una brutta nominata. Una che? La nominata. Se succede qualcosa siamo i primi ad essere accusati. Ma chi se ne frega della gente? Sì, ma io in galera non ci voglio andare. Che cosa le vuoi dire, scusa? Non lo so, prima la voglio vedere in faccia. Se ne sono andati. Scusa, ma perché sono stata lei? Che motivo c'è? È ovvio, per paura. Sapeva benissimo che in caso di furto sarebbe stata la prima ad essere accusata. Poverina, proprio adesso che aveva cambiato vita. Ma infatti secondo me non è stata lei, non è possibile. Neanche secondo me. Perché mi guardi così, scusa? Ho trovato questo accanto alle anfore rotte. E il mio orecchino allora? Che ci facevi lì? Che cosa mi vuoi dire, scusa? Le perse magari con Umberto. Che cosa c'entra Umberto?
C'entra. Dimmi la verità. Ma tu stai diventando paranoico, Massimo. Secondo te io sono scappata di notte per andare a inciucciare con Umberto? È questo quello che pensi di me? Questa è la stima che tu hai di me? Tienitelo. E vergognati. Dopo la storia del fax, posso aspettarmi qualsiasi cosa da voi due. Vittorio! 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 Tu non te ne vai da qui se non mi dai una risposta. È talmente assurdo quello che pensi che non te la meriti una risposta. Dimmi la verità! Non me lo ricordo dove ho perso l'orecchino. Ti prego, non dimmi se sei stato tu, ti prego. Io non c'entro niente con le anfore, Massimo. Stranito, che... Scusami, ma Reginella non doveva fare la... si chiama la polenta alla caprese? Ma quando mai Reginella ha fatto la polenta, Umberto? Sì, che l'ho vista trafficare con la polenta, pensavo che facesse la polenta, perché non ha mai fatto la polenta, Reginella. Ma chi è? Sì. No, arrivo subito. Tra poco. Ma chi è? Ehi! Ma figli, che è successo? Tieni. Ehi! Ma tu hai visto quanto è bello Dianella mia, no? Io ho pensato, ma lei veramente dovrebbe fare qualcosa di più, che ne so, tipo l'hostess. La cocotte? Che sarebbe? L'hostess in francese, no? Gennari, ma ce l'hai detto a Umberto quando è per la nostra figlia? Come ora glielo stavo dicendo? Mamma mia. Guarda, sarà stato il fumo di Londra, ma si è fatta proprio una signora. Vabbè, ma se tu mi commuovi ora così, ma al matrimonio, i pianti che mi farai? Che c'entra? Non è i pianti, la commozione, di preoccupazione. Perché quella è la famiglia di quello, che sono tutti whips, lord, inglesi. E quell'amore di vergogna, la figlia nostra. Ma volete finire o no? Daniela è una brava ragazza, vi vuole bene, ma che fa? Si vergogna di voi? E dai, basta. Hai visto? Che ne sa lui? Umbè, tu che ne sai? Tu non sei padre. Eh già, non so padre, non posso capire, no? Però se fossi padre, potrei capire. Ma non so padre. Ehi, Massimo. Eccoli qua i due pesciolini. Si volevano rubare la barca. Tanto lo so che sono sempre io la ladra. Lucia. È inutile che fa il nobile, che fa finta di credermi. Lei non c'entra niente col furto del magazzino. Lo so. Come lo sai? Lo so perché so chi è stato. E chi? Sono stato io. Tu? Sì, non chiedetemi come è successo, perché è stato un incidente. Ma sono stato io a rompere le auto. Sai, Cesare, come si incazza adesso? Sai la novità? Vabbè, dai, andiamo su. Io pensavo che tu non mi credevi. Ma intanto ti volevi rubare la barca mia. Scusami pure per quello. Scusiamo. Tanto la sera di scusa. Cioè, mi dispiace molto che tu abbia fatto tutta questa grande messa in scena per difendere me, sinceramente. Ecco, vuoi fare l'eroe? L'eroe? Ho fatto il figlio del cretino, altro che dell'eroe. Ecco, appunto, bravo, del cretino. Hai detto? Non c'era nessun bisogno, Massimo. A me non importa, basta che se la son bevuta. Senti, a me non mi interessa quello che pensano gli altri, va bene? A me interessa soltanto quello che pensi tu. Cioè, io dico, una volta che abbiamo archiviato il problema del fax, ok? Che l'abbiamo chiarito che non c'è più. Adesso addirittura, cioè, ti viene il dubbio che addirittura io mi posso nascondere di notte in maniera furtiva. Ma cioè... Voglio dire, ma come fai a pensare una cosa così di me? Massimo. Ok, buonanotte, eh.